Salve amici Music Off, Padova Guitar Show 2022 allo stand Laurus. Carissimo, cosa c'è in fiera quest'anno? Allora, come grandi novità diverse dall'anno scorso, diciamo che non c'è molto. Questa tinta qui abbiamo fatto di nuovo, che è un nero trasparente. Praticamente lascia vedere tutto il lavoro del legno che c'è. Posso anche far vedere anche il dietro, si riescono a vedere tutti i legni, insomma le cinque sezioni lamellare del manico, ed è un colore molto giovanile, molto anche accattivante per generi anche rock eccetera. Insomma, qui per questo giro di fiera ho fatto questa tinta Mogano. Qui è un acero frisé che però è tinta Mogano, quindi molto caldo, molto così. Questo invece è sempre un radica di pioppo, tinta Mogano però con trattamento anticato, che gli dà un senso di calore in più ancora, insomma. Quasi uno scrittoio di primo Novecento. Ecco, esatto, sì. Ecco. Invece in fondo c'è. Questa è la versione che usa anche Federico Malama, e questo è un Palisandro Santos. Dopo per il resto, è, come tutti quanti, cinque sezioni lamellare di manico tra acero e amaranto. Il body è sempre in Mogano Kaya, la tastiera in resina fenolica. I riferimenti molto visibili, importante, perché davanti è più elegante senza, però qui anche con una candela si riesce a vedere bene, insomma. Anche una tastiera comunque abbastanza importante in termini di grandezza, quindi serve che... Come spaziatura dici? Sì. No, spaziatura è uno standard, è un 19, che va bene sia per il pizzicato che per lo slap, che per il tapping, per tutte le tecniche. Proprio un cliente l'altro giorno mi ha telefonato e mi ha detto: guarda, ho avuto diversi bassi, adesso che ho preso questo, con questa spaziatura avevo paura che fosse un po' troppo larga per me perché sono abituato più stretto, e invece vado benissimo, riesco a fare tutte le tecniche molto bene, mi ha fatto i complimenti. Il 6 corde invece, ecco, quello lì l'abbiamo un po' diminuito, questo qui era 19, anche quello l'abbiamo portato a 18. Questo sì, questo va bene così, voglio però dire. Per un 6 corde. Per un 6 corde va bene così. Il 4 corde è un pochettino di più del 5, quindi è un 19 e mezzo. Siamo. Ecco, l'ultima cosa, queste manopole qui in corno, difficili da trovare, che poi ci faccio io il segnetto bianco, perché purtroppo non lo danno col segnetto. Ed è una manopola molto leggera, perché è importante che sia leggera, e ha un bel tatto, ecco, un bel tatto. E dallo stand di Laurus è tutto, e ci vediamo al prossimo video. Ciao!